Milano città d'acqua, qui siamo all'acquario e qui si stava parlando di Navigli e della riapertura. Regione Lombardia cosa farà? Ma è un progetto assolutamente affascinante, la possibilità di riaprire in Navigli, il sistema Navigli, non solo milanese ma lombardi, la possibilità di collegare il lago di Como, il lago di Lecco tramite l'Adda, tramite il Naviglio Martesana, arrivare nella città di Milano, riaprire gli 8 km della città di Milano per poi arrivare in Darsena e collegare tramite il Naviglio Pavese e il Naviglio Grande, da una parte il Ticino, quindi Locarno, la Svizzera, e dall'altra parte Ticino un po' per arrivare fino a Venezia. Sarebbe l'idrovia più grande d'Europa e una delle più grandi del mondo, che porterebbero al sistema Lombardia, al sistema Milano, ricchezza, non solo ricchezza economica, perché immaginatevi i posti di lavoro che si potrebbero creare intorno a questa riapertura, ma il ritorno alla scoperta della tradizione, della cultura, dell'identità, non solo milanese ma anche lombarda. Si parla però anche, oltre che del costo molto molto alto, anche dei disagi per i cittadini in questo caso? Ma io credo che, lo diciamo in cifre, 2 miliardi e mezzo è quello che è costato all'Expo a Milano e all'Italia, 2 miliardi e mezzo che hanno portato sicuramente anche dei benefici, che però sono durati per 6 mesi. Qui parliamo di un'opera che rimarrà per sempre, che costa circa 400 milioni di euro, non lo diciamo noi ma lo dicono 2 studi del Politecnico di Milano, quindi fatto da esperti, non dai politici, che però porterebbero benefici milanesi che sicuramente andrebbero a coprire tutti i disagi che sicuramente per un piccolo periodo Milano e una parte della Lombardia potrà avere. Diciamo che quei piccoli disagi verrebbero assolutamente coperti su un progetto che farà spiccare il volo a Milano e a tutta la Lombardia nel mondo.